si avvicina le moto d'etta del secondo classificato. Siamo a 7 e 19 di gara. Sostanzialmente invariato perché era stato registrato Timothy 14 e 20, il vincitore di Grantham e la piazza che infiamma per il primo arrivo italiano. Saluta Rendione, scenario arrivo. Queste sono le scarpe, sono le scarpe con il carbonio. Queste sono quella la, con l'abra di carbonio. Quindi c'è andato attraverso. Massimo, dove vai? Siamo l'arrivo di Massimo Giacopuzzi sotto delle 7 ore 20, avremo pure i risultati sali. Non ostacolare questa. Mi hai faticato così tanto a soli 2 mesi dal mondo. Che arriva Giorgio, verrà Giorgio, eh? No, sta tornando indietro. Permetti di dire la prima cosa, grazie per te, perché è un'esperienza, ho ancora la pelle d'oca, grazie a Dio, io fino di sport l'ho fatto nella mia vita, ho fatto volte il mondiale di Kona, hai del Trier-Jet, questo pubblico, roba. Esagerata. Grazie, infinitamente grazie. Questa è la voce di Massimo Ruzzi. Una esperienza straordinaria. E ci hai creduto, ma perché a un certo punto avevi dito le icone, Menegai e Calcaterra e secondo me ci hai messo raggio. Questa gara è un misto di gambe, io in salita sono un po' pesantino, loro sono molto più un po' di me. Di andare, ho fatto il mio passo, sapendo che poi insomma potevo dire la mia, però è così, farsi lenta da solo senza perdere la testa. È stata sì una bella prova, una bella sfida. Poi ti lascio le domande, ma davvero per un Ironman che fa, lo ricordo per chi ci segue, dato 3,8 di nuoto, 103 muscolarmente devastante. L'Ironman è fantastico, il triathlon è forte. Anzi, ciao ai mitici, al tuo team, mi va tanto bene. La 100 è una cosa diversa, bisogna provarla, è tutto bellissimo. E adesso il podio tu. Grazie a tutti, grazie ancora. Marco Puzzi, la razionazione non in assoluto, ti hai sentito che curriculum a disposizione, però nell'edizione del 2022. Mentre i colleghi prendono prese che servono per commentare nei telegiornali situazione, il volto, la figura di un italiano emozionatissimo, comprensibile che sia, noi ci dividiamo tra l'attenzione alle sue parole e lo sguardo rivolto verso il fondo della piazza, dove tra breve potremmo avere svase. E ultime proiezioni, potrebbe dire di nuovo Giorgio Calcat, così salirebbe sul podio
per la vado a memoria, quindi 15esima edizione consecutiva, le 12 che ha vinto, quella nella quale è stato preceduto Zambelli, quella nella quale è stato preceduto da Menegar, e adesso quella che lo ha visto succedere soltanto con i suoi portati benissimo 5 già ricordati. Io magari chiedo alla regia se possiamo un paio di battute al responsabile nazionale Paolo Bravi, che è distante da noi soltanto che metro, o prima o dopo l'arrivo del terzo classificato. Pressioni a caldo è sempre una minaccia molto importante per tutti i nazionati. Il percorso, dice, ho visto Nettone alzarsi da tavola quando avevo io questo che è stato detto ai colleghi delle televisioni, che sono tante, questa piazza del popolo che si sta rivelando tutto il suo calore, tutta la sua emozione, il sindaco di Faenza che si complimenta direttamente con gli italiani, lui che ne ha visti tanti come i suoi predecessori, alcuni dei quali la felicità, l'anima guidando la resistenza alla stanchezza in massimo uso in questo momento. Silenzio è un modo favorire il vocale dell'atleta nelle riprese di alcuni protagonisti. E adesso davvero il momento vicino di riempire il podio. Ed è di nuovo Piazza del Polo che saluta un altro dei grandi bonisti di oggi. Voce di Danny Frisoni si sta entrando a ricordare una delle iniziative collegate all'accento del Tore, che è il Trittico di Romagna, che premia tutti gli atleti che riescono a partecipare a 3 gare. Sono la Maratona e il Lamone, quest'anno andate in scena il 3 di Lille, la 50 di Romagna, 3 lunghe, quasi 200 metri nel complesso, che in più hanno la difficoltà di essere contate in meno di 2 mesi, un mese e mezzo praticamente. Distacchi forti come anche tra la seconda e la
la terza posizione, stiamo raggiungendo col cronometro di 7 ore, ormai 29 minuti di gara, quindi trascorsi quasi 10 dall'arrivo di Massimo Giacopuzzi. È stata, questo lo dimostra, le posizioni così distanate, più del solito ci dicono quanto è stata dura questa prova, quanto le condizioni particolari di questa nata di grande calura abbiano inciso anche su atleti particolarmente preparati. Aspettando Giorgio Calcaterra, questo ci dice come un atleta a questo livello, pur con si tra breve, al di sopra 7 ore e 30. Tutto questo ha una spiegazione in gran parte nelle difficoltà climatiche di questa giornata, soprattutto quelle della primissima parte di gara, fino a quando il sole ci ha un po' abbandonato. A maggior ragione grande valore a tutti quelli che hanno per il momento solo due, ma che concluderanno da qui a domani alle 11:15 questione 2022 dell'accento del passatore.
Grazie Giorgio. Il ricordo di tutti di scuola per la Bravi sicuramente, come per tutti noi. Sì, una gioia immensa, un'emozione grandissima, anche grazie al tanto calore. Non mi aspettavo una terza posizione perché non ero in forma, quindi sono contentissimo perché è stata inaspettata. Le cose inaspettate
sono forse le più belle. Di più gli anni passano, eh? Eh sì, anche per quello che non mi aspettavo un terzo posto. Quest'anno ho fatto i 50, però sono contento di aver la corsa, di aver ricordato Pirì e di aver fatto quello che potevo. Grazie a tutti, veramente grazie. Il tifo che ho ricevuto qui in piazza, sulle strade, sui social, mi ha permesso di farla, perché vivi il dodicesimo uomo dentro di te. Sì, esatto. E poi domenica scorsa hai partecipato agli Europei Master addirittura, non molli, eh? Allora, quelle erano 21, 1 e 13, ma è un'altra cosa. Guarda che ti danno da ristorarti giustamente. Te la sei potuto giocare anche tranquillamente o ancora ci speri? Perché non si sa mai, eh? No, va bene così, mi diverto con queste gare su strada e non penso alla nazionale per adesso. Tanto i tre titoli non te li porta via nessuno, eh? Beh, tre titoli, poi qualche volta sono arrivato anche terzo, quindi diciamo che mi accontento. Te la puoi godere. Allora, io la faccio anche a te, Annuale, facciamo l'applauso del re. Di nuovo la piazza saluta il suo Beniamino. Ti diamo la possibilità di recuperare. Gli atleti si spostano ora verso il podio. Questo è un altro rito che fa parte così della tradizione del 100 km del passatore, ovvero l'abbraccio incredibile tra Lee Grantham che va a complimentarsi con Giorgio Calcaterra. Questo è lo sport. E dicevo, la tradizione vuole che i primi tre atleti appena arrivati vengono fatti salire sul podio, anche per permettere ai colleghi della stampa e dei telegiornali di poter avere una immagine, per poter aprire una finestra già nelle edizioni di questa sera per i TG e di domani per quanto riguarda i quotidiani, anche se poi la premiazione ufficiale sarà quella di domani a mezzogiorno, una volta completata tutta la scelta per quanto riguarda gli arrivi. Ed è questo il momento nel quale il vincitore viene chiamato a indossare il cappellaccio e caplaz, il cappello del passatore, tradizione che prosegue ormai dalla primissima edizione del 1973. CDM, sempre. Lì Grantham è ancora con i colleghi. Forse adesso lo sa, che scarpe sono queste adesso? Sono delle scarpe di un brand svedese emergente, negli Stati Uniti è molto, diciamo, conosciuto, si chiama Kraft, e una delle sue caratteristiche è quella di aver attratto proprio alcuni atleti molto iconici come lì, ma anche come Tommy Risner, un atleta molto noto con tantissimi follower. È un brand emergente che ha una tecnologia molto particolare. Le scarpe che lì ha usato sono, come dicevo prima, con un inserto di fibra di carbonio che permette una spinta. Agevolata però bisogna sapere spingere, bisogna stare sulla banchiera, e credo che oggi la corsa qui ci abbia proprio fatto vedere questa cosa, un approccio leggero all'impatto sul terreno però molto reattivo, quindi credo che ne vedremo delle belle. È un nuovo protagonista, sia del mondo dei brani, che trovo sarà utile per la contento. Senza nessun interesse, dirsi interessatamente, perché è il responsabile della OCA, il nostro sponsor principale, quindi viva la sincerità da parte di Alessio Ranallo. Ci avviciniamo quindi al cerimoniale simbolico, qualora ci fosse la possibilità di effettuarlo, quindi chiediamo lupi agli interessati. Ringraziamo anche i volontari della Croce Rossa Italiana che hanno fornito il servizio medico di prima assistenza.
vi auguro di girarvi i pollici, vi auguro di girarvi i pollici e non fare proprio nulla, anche il dottor Montanari. Ci siamo, allora. Eccolo il momento del podio. Qua, Tatiana, qua, davanti. Come ci organizziamo? Chiacchiere col secondo classificato, chiacchiere tra Lee Grantham e Massimo Giopuzzi. E ecco qua, allora è uno dei podi più per farti lavorare doppiamente. Ripidi. Ti do anche il microfono della piazza. E allora con la piazza che saluto e con la diretta ancora con Sport TV. L'applauso va a questi meravigliosi atleti, Lee Grantham sul gradino più alto, Massimo Giacopuzzi sul secondo, Giorgio Calcaterra nel terzo, accomunati da un'unica parola, bravi, bravi, bravi. In una giornata come questa, ragazzi, avete dovuto dare il 200%, tra 35 gradi di partenza, irradiazione solare incredibile, un percepito di 40 gradi, un'umidità incredibile. Intanto è arrivato il campione in carica. Chapeau, davvero. E saluto anche l'arrivo di Marco Menegardi, campione italiano. Un altro cui va tutto il nostro onore. Sul traguardo in questo momento, questo vi dà l'idea del calibro di una gara di cui i principali protagonisti sono lì. E allora Tatiana, cominci tu a consegnare e fare quello che faceva Piri fino all'ultima edizione, la consegna del simbolo stesso dell'accento del passatore, il cappellaccio EK Plus sul capo di Lee Grantham. Eccolo lì. La consegna da parte del sindaco della medaglia, che tra l'altro ha nell'effigie un bellissimo bassorilievo di Piri, devo dire, lo vedranno tutti i bravissimi atleti che arriveranno qui da noi entro le 11 di domani mattina. Una medaglia straordinaria che va a integrare poi dopo il... Adesso è il momento del grande calice, no? Per cui c'è la consegna, tocca al presidente Zizzani dare a Lee quello che di solito viene dato ai piloti di Formula 1 che stanno sul suo gradino del podio, e dopo si festeggerà. Però direi che adesso andiamo con le altre premiazioni, per cui coinvolgiamo Martina, coinvolgiamo per la premiazione del secondo classificato che abbiamo già sottolineato nel suo grandissimo valore, Massimo Giacopuzzi, secondo. E intanto parte, attenzione, attenzione, alla salute dell'accento e di tutti coloro che arriveranno da qui a domani mattina alle 11. So Lee, I want you to drink one beer before. And now the wine. Many compliments for your physical. Adesso si festeggia. Adesso si festeggia. Questo è il terzo tempo del passatore che andiamo a completare con anche la medaglia di Massimo. Forza. E se Giorgio se la sente, il terzo posto, la medaglia a Giorgio Calcaterra, che per noi è il simbolo stesso del passatore. Grande Giorgio! E il senatore Stefano Collina, che ha espresso parole straordinarie prima in diretta per il passatore, di questo lo ringrazio ancora, a completare questa premiazione straordinaria. Dal primo al terzo gradino, lì Massimo, Giorgio, i grandi protagonisti del passatore 2022, che rivedremo in premiazione ufficiale domani alla fine della mattina. Alle 10. Ah, non alle 10 e mezza. Alle 10, mi raccomando, non fate tardi. Siamo in anticipo domani, rispetto al solito. Non mi ricordo più qual è il tuo. Credo questo. Perfetto. Comunque io lo so perché dicono 10, perché poi c'è il ritardo accademico.
poi è caldo, e dopo qui l'ombra arriva fino qui, noi dobbiamo stare fino là, no, cominciamo alle 10, domani cascasse una pannocchia, cominciamo alle 10, e allora se siete d'accordo, se la Sabri non deve intervistarlo, chiamiamo Marco Menegardi, campione in carica, ti voglio qui a centro piazza, la tua piazza Marco, perché anche lui ha qualcosa da raccontarci legata alla partecipazione di quest'oggi. Sei voluto venire a tutti i costi, mettevi un po' della tua reputazione in gioco, ma quello che ci piace di te è che sei una persona umile, sei una persona che se hai i numeri del gioco. Allora ti facciamo i più grandi in bocca al lupo da tutti noi, dalla tua piazza, sappiamo che te la puoi fare, sappiamo che la battaglia che la vinceremo tutti insieme, non saremo con te, e questo lo sai, e in bocca al lupo per il resto della tua vita. La gente che applaude è veramente qualcosa di incredibile. Io ora quel cartuccio che aveva la mia presa da fare, è stato dato la mattina. Wow, Marco Menegardi, mai banale, mi devo dire mai banale, veramente una grandissima persona. Abbiamo la fortuna di avere dei grandi campioni con dei grandi valori interiori, e abbiamo visto intanto Eleonora Rachele Corradini che sta pian piano avvicinandosi al trionfo forse più importante della sua vita. Daniele ha già ricordato com'è fresca di maternità, io gli ho suggerito con un messaggino che ha partecipato con una
Ed ecco il tempo al culo per il mondiale che tra il traguardo Silvano Beatrice nel senso al secondo, quello che abbiamo visto per la linea ancora 50 più alto di Romagna. Noi usiamo il ritmo sperare, ovviamente, se non siete ritardo, lo vuoi un applauso Silvano? Beccati l'applauso di piazza del popolo. Questo è un bel impegno. Questo è un grande integratore. Allora, aspettatemi un minuto. No, è qua che ho passato il tempo. No. Io sto passando a andare a lei. Poi la discesa delle croci, la sento un po' di male, e non riuscivo con male al tempo, non riuscivo a spingere il più con la gente di calciata. Però non si molla. No, perché guarda che partito, ero più sesto, ero più un sentirato, forse. Tutto il passatore, anche se il tempo non è buono. Butta via, è come devi vedere, butta via. Sono quasi abbonato, l'ho fatto 5 volte, l'ho fatto 3 volte vinto. Vabbè, insomma, si può anche migliorare, non è che una volta che si fa. Vedi, vedi. Oggi già. Ma per il mondiale si fa come questo è il test mondiale o comunque non c'hai chiusa. Ma è stata una gara un po' diversa. Sì, poi ricordo di Andrea Tambelli che ha fatto il personale qua con un garone, quindi Giorgio ha fatto 6 ore e 25, cioè voglio dire, si possono fare anche i tempi, però bisogna riuscire a cambiare ritmo, andare forte in salita e poi discesa e avere altro clima. E avere anche altro clima. Quanto mi tenevo un giorno, quanto mi tenevo un giorno, però ero visto un po'. Ma dove No, Rone, vedete il concerto di Vasco Rossi? Diciamo che l'ho visto dalla mia terrazza di sera, perché io quando vengo a fare la gara parto da 30 la mattina, Wow, quindi c'era una marea di gente, bellissimo. Una marea di gente. Ma una marea proprio. Una marea. Ma quanto tempo fa l'hanno dichiarato? Ah, per 30 poi la roba... Ma lo sai che noi qui per l'arrivo eravamo 140.000? Diglielo che eravamo 140.000, dunque! Ciao, 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 siamo in diretta. Yes. Quante foto avete fatto? Io sono arrivato. Ma voi che siete qui da stasera, avete capito dove siamo? Facciamo una proiezione, cosa può servire? Non te lo sei chiesto. Cos'è? Sono dove? Che cosa può essere? Voi l'avete visto in diretta? Come so? Allora possiamo mettere via. Ah, è un ricordo
modo in quest'anno prima. Ecco, sono pronto per il tuo, lo credo. Intanto, come vedete, Massimo Santi pensa bene di tornarsene a casa in bici, come se non l'avesse fatto abbastanza. Quindi cosa vai davvero adesso? Abbiamo passato per l'anno con un piede solo. Allora, c'è successo anche questo. Cioè, quindi non vi siete fatti la parte nulla. Comunque noi prima di tirare la palla abbiamo un santo Gesù nella vallata del Sant'Emo del secolo e avere di fianco una persona così campione non so spiegare. Wow, Valentino. Mi arrivi. Assolutamente i colori del Don Cagnarano di Milano. Recupero straordinario. Sesto. Voglio rischerzare dopo 100 chilometri per questo. Grazie a tutti. Ho messo una buona crema solare e quindi dopo mi sono ripreso. Però si combinava la vita. Bellissima. È una gara aggiuntiva. Però adesso sicuramente il passatore lo si affronta sempre con il motore. La sottolineatura che oggi diversamente il tifosino possiamo andare questo tuo pubblico, fategli un applauso, grande. Vedete, stanco, non so ridere, questo è un popolo dell'accento, ne arriveranno probabilmente anche, in romagnolo si dice di piosto ma che a lei, però pur di tagliare questo benedetto arco, pur di attraversarlo, ci farebbero gatte false. Tanto vado dal mio amico Bruno Mazzotti per vedere se nessuno del critico di quelli identificati ancora da aver ritrovato, se il critico di Italia ancora lungo da essere composto e tanto vediamo che pianino della sta per ritornare qui da noi, sta per arrivare qui da noi, fino adesso, e mi hanno comunicato prima dell'arrivo di
Giorgio e Beatrice che... Sì, sì, lo so. Dimmi di cavarmi, sono in onda. Mi vedono in quadro questo. Da Errano. Vediamo se finalmente arriva il primo paettino. Mi posiziono qua di fianco. E lui, Cristian Reali! Poi guarda il risultato. Guarda che tempo, Cristian, guarda. Non mi nota. Risultato, Cristian Reali, il nostro primo. Intanto la volta di tutto per visitare al titolo di Roma il titolo di Roma. Non so se chiamate Bandini per vai la piazza Cristiano bellissimo, quindi la prima volta Va bene, se siete però ci voleva della grandezza, ci siete fatta perché oggi vabbè, è un'altra parte di te. Però quest'altra volta 50 le fanno dire. E come si chiama? Dov'è? È in giro. Giorgia, se ci sei, alza la mano. Che sei? Giorgia? Vieni, tanto scusate, se si scusate, non facciamo un po'. No, no, io guarda. È già qui. E ce la teniamo ben stretta, e ce la portiamo con noi. Allora vatti a riposare e di nuovo un applauso.
L'ultima rotonda. Andiamo. L'ultima rotonda. Dai, dai, dai. Forte, forte. Quanti siamo? 10? Ah no, mancano 2 minuti. Oh no, ho detto a riprendere lei. Sì, sì. Questo è in diretta, sto fa registrare.
Brava, un nuovo, bravissimo.
spostati un pelino o da un lato o dall'altro, perché sennò mi sono in palla. Ecco così. Thank you.